La pace sia con voi. Maestri, questa sera avete toccato sfiorandolo. L'argomento che è al di qua e al di là. E che può essere chiamato il limite. È il tutto. Provate a stare un attimo attenti. Alle parole che Gael ora dirà. Partite dal presupposto che ognuno di voi è così separatamente come vi percepite è un sentire, che unisce percezione ed espressione. Ma che in qualche modo sta sfiorando colui che è. Come se tutti questi veli che l'hanno nascosto. Improvvisamente si stanno aprendo.
sempre più spesso. Sono corposi, vivi, essenziali. E in qualche modo con il modo di ognuno di voi. Riescano a diventare tangibili. Per esprimersi con ciò che meglio conoscete. Dunque toccabili, sfiorabili. Ma ancora questo. Non è così permeato e potente. Da darvi. La chiarezza per quanto coscientemente invece ne sappiate. E dunque per ognuno di voi questa scoperta viene descritta a suo modo. E a suo sentire. Ma in verità, maestri, Gail vi dice proprio per il fatto che ne parlate. La state percependo. Ma esattamente e analogamente. Al vostro argomento. Voi così vi muovete. Di fronte alla verità, al Dio che siete. Provate a ripensare a ciò che ognuno di voi ha detto questa sera. Ascoltatelo attentamente, profondamente.
e di ogni osservazione. Cercate di trovare l'aggregazione con l'altra. E provate ad immaginare tutto ciò che avete detto. Non l'uno contro l'altro. O è giusto il mio e l'altro no. Ma che l'uno e l'altro sono indispensabili. A partecipare al tutto quanto è, che è voi. Gail sa. Che è semplice. Ciò che vi sta dicendo. Perché in realtà accade esattamente così come voi. Magari in questo istante non lo percepite, ma in assoluta unità.